Purtroppo non siamo sulla strada giusta nella costruzione dell'Italia digitale. È una strada disseminata di ostacoli. Ne cito soltanto tre a titolo di esempio. Il primo è una legislazione totalmente irrazionale sui limiti alle frequenze elettromagnetiche che ci costringe ad avere una penalizzazione rispetto agli altri paesi europei e alle potenze più sviluppate nel mondo. Il secondo è una fortissima stratificazione legislativa, tante norme che si sovrappongono l'una all'altra riducendo la certezza del diritto. E il terzo esempio è una frammentazione amministrativa che ci costringe ad inseguire le amministrazioni. Pensate che per realizzare un'antenna dobbiamo chiedere fino a 9 permessi ad autorità diverse che si comportano anche in modo eterogeneo sul territorio nazionale. L'industria italiana delle telco ha investito in Italia negli ultimi anni una quantità enorme di capitali al ritmo di 6 miliardi e mezzo l'anno. La sola Wind3 negli ultimi 5 anni ha investito 6 miliardi di euro. Quindi il nostro contributo lo stiamo dando, è significativo. Oggi dobbiamo faticare a trovare i margini che ci consentano di continuare ad investire a questi ritmi. C'è il nostro impegno, il nostro auspicio è che il quadro istituzionale crei condizioni favorevoli per continuare. Più che temere impatti sulla nostra attività, noi li stiamo già registrando. Quella delle telecomunicazioni è un'industria energivora, consumiamo moltissima energia elettrica, più di quella che serve a trasportare i treni sulla rete ferroviaria nazionale. Trasportare dati sembra impossibile e più costoso in termini energetici che trasportare vagoni. Quindi noi stiamo registrando un incremento dei costi dell'energia in un mercato in cui i prezzi continuano a scendere. Evidentemente ci troviamo davanti ad una sfida enorme. Nonostante questo, noi continuiamo a lavorare per dare al paese, cittadini e imprese, infrastrutture di elevata qualità.